Ciao, eccomi ancora qua col mio mega ordine di Panda Haul. Senza contare che appena riesco ne devo fare un altro perché ho visto delle cosine interessanti in quantità per pacchetto più piccoline. Però non è ancora finito, insomma, mi mancano ancora delle cose per avere tutto quello che voglio per dare spazio alla mia fantasia. Comunque, non ci dilunghiamo nelle chiacchiere e parto subito col mostrarvi quello che ho comprato. Allora, ho comprato questo pacchettino di perle da 4 mm, ce n'è all'incirca 400 pezzi, adesso non li ho contati e neanche mi ci metto a contarle. Il codice è questo e le ho pagate 46 centesimi. Poi ho preso queste altre da 6 mm, ce n'è sui 200 pezzi, il codice è questo qua e queste le ho pagate 43 centesimi. Sempre a livello di perle ho comprato anche queste da 8 mm, ce n'è all'incirca un centinaio, il codice è questo qui e le ho pagate 35 centesimi. Poi ho comprato questi anellini di congiunzione, il codice è questo qua, mi sono arrivati come vedete in una scatolina così non ho bisogno di comprarla io, ce n'è di tutti i colori, sono, adesso ve lo dico se lo trovo, li ho pagati 1,58 euro e sono 60 grammi di anellini. Adesso dovrebbero essercene 10 grammi, no? Boh. 10 grammi per scatoletta, quindi no, sono di più. Vabbè. No, perché qua il peso mi dice 107, quindi in teoria ce n'è un bel po', insomma. Adesso non vado a pesarli neanche a contarli, però ce n'è di tutti i colori. E ce n'è un bel po'. In seguito ho comprato queste chiusure a T, il codice è questo, stile tibetano, ce n'è 30, sono 30 chiusure, le ho pagate 1,39 euro e ci sono tutte fantasie diverse, una, due, tre, quattro, cinque e sei. Queste le ho comprate perché erano in promozione. Invece di scegliere un mega pacco di chiusure a T tutte uguali, ho voluto provare queste qua. Non so se vi ho mostrato il codice, te lo rimostro così andiamo sul sicuro. Ecco qua. Poi faccio che far vedere anche gli ultimi prodottini che tanto sono pochi, devo solo acchiapparli. Eccoci di nuovo qua. Allora, sono queste scatole, adesso non sto a aprirvele perché tanto. Allora, queste verdi qua, il codice è questo e le ho 4, le ho pagate 0,85 centesimi. Allora, dal mio cinesino di fiducia una scatola ti costa 50 centesimi, quella che costa meno. Io ne ho prese 4 e le ho pagate 85 centesimi, quindi mega risparmio. Poi le ho prese anche in blu, azzurro se preferite, il codice è questo. Questo, non riesco neanche più a parlare. Sono sempre 4. Queste le ho pagate 87 centesimi. Poi ho preso questi gabochon, non cabochon, gabochon, di vetro placcato a goccia. Sono 22x12, 5 pezzi. Adesso vedo se riesco a farvelo vedere così.
e li ho pagati 48 centesimi. Il codice è questo. Poi ho preso questi cabochon con la farfallina rossa da 13 mm, ce n'è 10 pezzi, no, da 18 per 13, 10 pezzi, li ho pagati 99 centesimi e sono... Riuscissi a farla messa a fuoco sarebbe un miracolo. Così. Poi preso questi cabochon con la coccinella. Il codice è questo. Ce n'è 20 pezzi e li ho pagati 2,91 euro. E sono fatti così. Li ho presi per fare... Pensavo di fare parure orecchino e orecchini e anello. Poi ho preso 2 metri di questa catena color platino, spessore 5 mm, 8 mm di larghezza, ce n'è 2 metri, l'ho pagata 91 centesimi, anche questa era scontata. Dalla foto non ho capito che era cicciona. Io pensavo fosse piatta, però va bene, facciamo un bel ciondolo a soutache con un bel giro collo con questa catena e ci siamo tolti il pensiero. Vi ho mostrato il codice, non mi ricordo, vabbè, ve lo rimostro, eccolo qua. Poi basta, vi ho mostrato tutto, finalmente sono arrivata alla fine del mio mega pacchettone di Panda Haul. Spero che i video vi abbiano fatto piacere. Spero di esservi stata utile in qualche modo, perché io quando sono andata a vedere le recensioni di Panda Haul, purtroppo, a parte quelle in inglese, americani, che tanto lascia il tempo che trova perché non possiamo paragonare noi a come vanno le cose in America, risalivano all'età della pietra, tra virgolette, e posso anche capirlo perché chiaramente facendo degli ordini così importanti, poi il materiale, tra una cosa e l'altra, tra il lavoro e gli impegni, ti durerà una vita. Però ho voluto provare lo stesso a fare un ordine e mi faceva piacere condividerlo con voi, così siamo sempre comunque aggiornate su come funziona sto benedetto Panda Haul. La tiritera è sempre la stessa, se il video vi è piaciuto un pollice in su, se non vi è piaciuto un pollice in giù. Le iscrizioni graditissime e al prossimo video, ciao!